Sant'Aniello rappresenta davvero qualcosa di unico. Credo che in Campania, ma anche a livello nazionale, poche società sportive possono avere questa tradizione. E immaginare che un'associazione nel tempo, per oltre 40 anni, non solo con livelli impressionanti in funzione dei risultati raggiunti, possa racchiudere tanti ragazzi in un periodo particolare come questo, soprattutto quello post-pandemico e altro a livello di socializzazione, ma soprattutto a livello educativo per una comunità come il Gragnano, società come il Sant'Anino rappresentano veramente un fiore all'occhiello. Noi stiamo cercando di mettere a sistema appunto tutte le associazioni, cioè, che rappresentano, come dicevamo prima, davvero un'eccellenza del territorio. Crediamo vivamente che la rivoluzione culturale della città passa anche attraverso lo sport. Abbiamo fatto diversi incontri con tutte le associazioni sportive, ci stiamo impegnando nella creazione della consulta. Inoltre, anche l'amministrazione deve fare la propria parte, cercando, come dicevamo, di mettere e rendere adeguate tutte le strutture sportive. Oggi devo dire con soddisfazione, posso dire che stanno iniziando i lavori a pallone geodetico, però stiamo lavorando in progettualità che riguardano una rigenerazione delle strutture esistenti, ma anche la possibilità di crearne delle nuove, perché per fortuna abbiamo delle tante associazioni che sul territorio lavorano bene e quindi anche noi dobbiamo fare la nostra parte garantendo a loro delle strutture sportive adeguate.